Dichiaro aperta la votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Il Senato approva. Quella di oggi è una pagina nera per la nostra democrazia e per i diritti. Una forza politica si è sfilata da questa maggioranza e ha flirtato con la destra sovranista. Si dissolve il DDL Zan sotto le frecce di 16 franchi tiratori, in subbuglio la nuova alleanza di centrosinistra, quella che Letta, segretario del PD, ha chiamato Nuovo Ulivo, con scambi di accuse tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. In quale lingua lo devo dire che Italia Viva ha votato con tutti i suoi senatori presenti per approvare questo provvedimento? C'è anche una maggioranza che un po' si sgretola, no? Sembrerebbe. Ma certo, se non si trova un'intesa si sgretola la maggioranza. Non esistono i franchi tiratori del Partito Democratico, posso dirla così? Non esistono. E allora quali sono questi franchi tiratori? Questo lo deve chiedere a qualcun altro, non al Partito Democratico. La mia vera perplessità è capire come mai alla Camera Italia Viva il provvedimento l'ha votato, lo ha anche scritto, ha contribuito a scriverlo e al Senato non andava più bene. Dopodiché loro danno la colpa a noi. Quindi anche questo è un po' tutto da leggere in una dialettica che loro stanno instaurando. Buonasera, si è parlato tanto di Nuovo Ulivo, c'è un po' una compagine sfilacciata a questo punto. Mi sembra foriero di altri scossoni, che quando arriveranno non ve lo so dire, ma mi sembrano prove tecniche, diciamo, sui futuribili voti segreti per il Presidente della Repubblica. Mentre il dibattito politico si infiamma sul DDL Zan, sta continuando la cabina di regia a Palazzo Chigi sulla manovra in vista del Consiglio dei Ministri. A me dispiace innanzitutto perché io l'ho votato. Io non so se naufraga il Nuovo Ulivo, so che non vedo i numeri per il Nuovo Ulivo. Dentro quello spazio politico a cui Letta sta lavorando c'è chi su alcune questioni come su questa aveva perfino dichiarato il proprio comportamento. È stato oggetto di dibattito politico, anche di polemica per quello che mi riguarda. Questo è il risultato, solo che questo risultato, questo gioco politico, questa analisi politica, qualcuno ha provato a farla sulla pelle di milioni di persone in carne ed ossa. Questo io lo trovo inaccettabile. Secondo lei però il voto a Quirinale sarà complicato? Ovvio, sarà complicatissimo. Tutto perché ha scrutinio segreto. Considerate poi questa maggioranza, c'è pieno di traditori e i traditori si nascondono dove? Quando non si fanno vedere. E quando non ti fai vedere? Nel voto segreto.